Ciao a tutti, oggi parliamo di Viltrox. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e dare un'occhiata a tutti i link che trovate sotto in descrizione, compresi i link Telegram di offerte fotografiche su Amazon. Iscrivetevi, scaricate Telegram, dateci un'occhiata perché si trovano cose veramente interessanti. E tra gli altri link che potete trovare comunque sotto in descrizione, anche il mio link di Instagram, dateci un'occhiata, mettete un follow, lasciatemi un commento, un like, insomma quello che vi pare. Qualche tempo fa, in un video, più precisamente l'anno scorso, avevamo parlato di un presunto annuncio da parte di Viltrox, azienda orientale che si occupa di fabbricare lenti sostanzialmente di terze parti per i brand più blasonati, quindi Canon, Nikon, Sony e ovviamente anche Fujifilm. Si paventava l'uscita di un trittico di lenti nuovo da affiancare all'85 mm che attualmente è già in commercio e si trova già su Amazon. Parliamo del 23 mm, del 33 mm e del 56 mm, tutti f1.4, quindi molto molto luminosi. Perché sono interessanti questi obiettivi? Voi direte, di lenti di terze parti ce ne sono veramente tantissime. Esatto, ma non per Fujifilm, soprattutto autofocus. Sì, perché Viltrox, con un sistema di reverse engineering, quindi smontato le lenti di Fujifilm e ha tentato di tirar fuori quella che è l'ingegneristica di autofocus delle lenti Fujinon, ha riprodotto sostanzialmente il sistema di autofocus e l'ha inserito in queste lenti, nella fattispecie in queste tre lenti oltre l'85 che è appunto già in commercio. Hanno suscitato molto molto interesse queste lenti, notizie che comunque circolavano già da tempo in rete con diversi rumor eccetera, ma finalmente abbiamo una data. Il 21 aprile 2020 sarà messo in commercio il 33 mm f1.4. Ebbene sì, le prevendite sono già aperte e il tutto sarà distribuito appunto il 21. Purtroppo ovviamente non se ne parla ancora per l'Europa, ma non dovrebbe passare moltissimo tempo, quindi non si può ovviamente stimare quanto, ma a breve dovrebbe arrivare, si spera, anche in Europa. Infatti, segnalazione che arriva dai nostri amici di Fuji Rumors, ai quali ovviamente si fa sempre un saluto, è già disponibile per il preordine su BH Photo, Amazon US e ovviamente su Adorama, per quel che riguarda gli Stati Uniti, altrimenti ovviamente il mercato orientale. Speriamo arrivi veramente presto in Europa. Il prezzo di vendita è di 1799 yuan, cioè la valuta cinese, pensavate euro o dollari, in realtà tradotto in 250 dollari, che se facciamo due conti potrebbero tramutarsi tranquillamente in circa 350 euro. Tenete presente che su Amazon si trova l'85 mm a 389 euro circa, più o meno. Bene o male queste lenti hanno più o meno tutto in un allineamento di prezzo, non ci sono grosse differenze teoricamente, quindi è presumibile che queste lenti appunto verranno vendute, questa lente quantomeno nella fattispecie verrà venduta a 350 euro grosso modo. Che succede? Come sono le Viltrox? Allora, le Viltrox sono delle lenti di terze parti, non hanno la qualità eccessa ovviamente delle Fujinon, ma stiamo comunque parlando di lenti di un prezzo veramente molto molto abbordabile. L'autofocus non è ovviamente un missile, è presumibile che abbiano anche qualche problemino di aberrazioni soprattutto sui bordi e anche di distorsione. Ma ci sta, stiamo parlando comunque di un 33 mm f1.4 che sappiamo benissimo nel momento in cui dobbiamo prenderlo originale Fujifilm, quindi un Fujinon, costerebbe tranquillamente il doppio, ma non per modo di dire, proprio il doppio, calcolando un 350 euro di prezzo di questo Viltrox. Insomma, a conti fatti, forse un pensierino uno ce lo fa anche. E devo essere sincero, dovesse arrivare effettivamente in Italia e dovessimo anche trovarlo intorno ai 350 euro, forse uno un pensierino effettivamente, uno come me, ce lo potrebbe anche fare. 33 mm che su APS-C diventano circa
un 50 e rotti millimetri, per un 50 mm 1.4, $250 che si traducono in euro 350, è un prezzo comunque molto 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 buono. Ditemi cosa ne pensate, lasciatemi anche un commento qua sotto in descrizione. So che qualcuno di quelli che mi segue è già all'85 mm, quindi sicuramente l'ha trovato interessante. Non è una brutta lente, ci mancherebbe, oggi come oggi non parliamo più di fabbricazioni orientali di bassa qualità, ma sicuramente, considerato il prezzo, ovviamente una ricerca e una qualità di materiali sarà sicuramente inferiore ai Fujinon. Ditemi quello che ne pensate, vi ricordo come sempre al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella, date un'occhiata ai link che trovate sotto in descrizione, compreso il link Telegram di offerte fotografiche, molto interessante, iscrivetevi, date un'occhiata anche al mio canale Instagram ovviamente, e mettete un like, un follow, un commento, quello che volete, ma noi ci vediamo al prossimo video.